Ieri sera è accaduto un fatto increscioso. Abbiamo mandato in diretta streaming su Facebook, su social network Facebook, una puntata di Rock Politic condotta dal nostro giovanissimo Christian Cucci, in cui intervistava il consigliere di opposizione Fabrizio Bertot. Il video è stato visto da oltre 500 persone mentre andava in onda in diretta e nel giro di un'ora ha fatto oltre 1000 visualizzazioni. Ora, non so se è questo che può aver dato fastidio o può aver dato fastidio che l'intervista sia stata fatta al consigliere Bertot e alle cose che ha dichiarato, cose peraltro già dette in altre sedi e che continuerà anche a ribadire in altre sedi, presumo. Io non voglio entrare nel merito di quello che ha detto il consigliere Bertot perché noi facciamo il nostro lavoro, quindi era un'intervista e le dichiarazioni sono le sue dichiarazioni. Come questa sera manderemo in onda, in diretta, l'intervista a Marina Vittone, che farà le sue dichiarazioni. Io voglio entrare nel merito del fatto che quel video è stato cancellato, segnalato. Una o più persone hanno pensato bene, dietro, davanti alla loro tastiera, davanti al loro monitor, di cliccare segnala e segnalare il video. Ora, come ho detto, non entro nel merito che l'intervista fosse fatta al consigliere Bertotto, perché poteva essere fatta a chiunque altro, ma nel merito del nostro lavoro. Per fare un video di mezz'ora ci sono ore di lavoro tra le attrezzature, l'allestimento, le riprese, il lavoro del giovane Christian che si sta approcciando solo adesso al giornalismo, quindi era entusiasta di aver fatto un'intervista di questo genere nella città dove vive. E poi c'è il lavoro di post-produzione, insomma, ore di lavoro. Segnalare il video da dietro una tastiera solo perché dà fastidio, o per quello che viene detto, per le visualizzazioni, non lo so, non so i motivi al momento. È un atto di codardia, è una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha lavorato, è un atto di censura nei confronti di una testata giornalistica che fa informazione. E cercare di imbavagliare qualcosa che non riesco a capire, perché come ho detto, le dichiarazioni che sono state fatte dal consigliere le ha fatte in altre sedi, quindi non fermate quelle che possono essere le sue dichiarazioni. Ledete soltanto la libertà di parola e di informazione. E siamo nel 2020. Ma quello che mi dà più fastidio è che noi siamo disponibili a dar voce a chiunque. Come il consigliere Bertotti ci ha chiesto di fare l'intervista, come il consigliere Vittone, siamo disponibili a dar voce a chiunque. Quindi, perché essere così codardi? Facebook è un algoritmo, quindi arriva una segnalazione, farà una sorta, lo blocca subito, lo cancella, poi ci arriverà una mail in cui dirà i motivi che sono stati segnalati dalle persone. Dalla o dalle persone, ma non ci dirà mai chi è la persona. È semplice veramente stare dietro una tastiera e schiacciare un tasto, ma un po' di coraggio, metterci la faccia, alzare il telefono e dire voglio anch'io un'intervista o mandare un WhatsApp, noi siamo disponibili. Poteva benissimo replicare e controbattere a tutto quello che ha detto il consigliere, oppure semplicemente dire ragazzi mi date fastidio, basta, basta con queste interviste, basta. Qualsiasi cosa. Noi siamo disponibili al dialogo e siamo disponibili a dar voce a chiunque, ma questi atti di codardia, veramente, proprio mancanza di attributi vero e puro, cioè è una cosa che lascia basita e che fa pensare che forse è proprio questo il motivo per cui l'Italia ha tanti problemi, perché ci si nasconde, non si mette la faccia, non si è mai in primo piano, non si è mai in prima linea.